I congiunti, gli affetti stabili sono molto importanti e per fortuna da oggi sarà possibile andarli a trovare, ma anche gli affetti che non ci sono più sono altrettanto importanti, anzi forse nei nostri cuori lo sono anche di più. Al cimitero di Cartecchio, che ha riaperto oggi, c'è davvero tanta gente. Ed è la dimostrazione che gli affetti che non ci sono più sono importanti e tutta questa gente aspettava da tempo la riapertura dei cimiteri. Una riapertura importante non solo per noi che possiamo andare a trovare i nostri cari che non ci sono più, importante anche per le attività commerciali che operano vicino ai cimiteri. Noi abbiamo ascoltato alcuni fioristi che ci hanno parlato di boccata ad ossigeno, anche se ancora non siamo fuori dal tunnel, ci hanno detto. Anche perché siamo stati chiusi 50 giorni, era sicuramente necessario, però noi viviamo di questo lavoro e abbiamo anche buttato tanta merce, perché voi conoscete benissimo questa realtà, sapete che abbiamo combattuto tanto col terremoto, la neve, e anche questa volta ci siamo trovati ad empire i bidoni, perché purtroppo avevamo i fiori. E quindi è merce altamente deperibile. E intanto siete attrezzati così come prevede la legge, si entra uno alla volta con il cordone per il distanziamento di un metro. Sì, cerchiamo di garantire la sicurezza per noi, ma soprattutto per i clienti che entrano e speriamo che ce la caviamo, nel senso che non siamo ancora fuori dal tunnel. I teramani che stanno venendo al cimitero questa mattina, lei ci ha detto, sono molto bravi perché molto. Sono disciplinati, educati, mantengono la distanza e portano le mascherine. Sì, sì, molto bravi, molto educati, sono venuti stamattina perché chi ha gli affetti purtroppo, sì. Per voi è una ripartenza quella di oggi? È una ripartenza, mi viene da piangere, è stata molto dura, abbiamo buttato tanta roba. I prezzi sono sempre quelli vecchi, anche se pagamenti contanti, è dura. E dobbiamo ordinare, che è una cosa molto pesante, perché cioè, i grossisti vendono sul venduto, noi invece dobbiamo avere la speranza che viene la gente. È molto dura. Io che sono 40 anni che sto qua, i miei clienti stanno tutta la parte vecchia, per me è stata dura, perché qua ci vuole un rinnovo. Io mo un altro anno vorrei vendere, speriamo che, perché sono arrivata. Però mi dispiace, mi sono affezionata alla gente, ai clienti. Beh, è dura. Ce la faremo!